Siamo con l'assistant coach dell'HBS Colorno, Filippo Frati. Com'è andata? È andata, che è stata un po' la partita che ci aspettavamo, quindi tirata fino all'ultimo minuto, giocata punto a punto, però ai ragazzi vanno fatti solamente i complimenti per come si sono battuti, per come comunque sono riusciti a competere comunque con una squadra forte come Gadana fino alla fine, proprio a sfiorare la vittoria. Un ottimo, possiamo dire, primo tempo del Colorno, poi nel secondo tempo qualche problema, soprattutto in mischia. Eravamo in controllo, in difesa, siamo stati molto bravi, però purtroppo un fuorigioco, una mano in rack, magari una mischia in cui abbiamo concesso penalità, non ci hanno consentito magari di trovare il ritmo e la continuità nel continuare a segnare. Settimana prossima, secondo turno di Premier Top 10, a Roma, Fiamme Oro e l'avversario. Sì, affronteremo una squadra che ieri sera nell'anticipo con Calvisano è andata molto vicino a vincere, a spugnare San Michele.